Per dirti che mi spiace il mio nuovo singolo, diciamo che racconta molto di quello che è il mio mondo musicale, ovvero mi piace molto prendere magari delle storie che mi sono accadute piuttosto che delle storie di altri che sento molto mie, raccontarle e metterle poi in musica. Quindi che, diciamo che racconta quello che è un po' il centro dei pezzi che scrivo e del mio mondo musicale. Allora, dal punto di vista di scrittura è nato in un modo un po' inusuale rispetto a quello che utilizzo di solito. Stavo ascoltando delle reference, dei type beat su YouTube, insomma delle strumentali, e mi ricordo che appunto ne trovai una che mi colpì particolarmente. Ho iniziato a scriverci sopra e da lì poi è nato appunto tutto quello che è il testo. È stato strutturato prima ritornello e poi strofe, che è una cosa che solitamente non faccio. E appunto poi pian piano, pezzo dopo pezzo, è nato Per dirti che mi spiace. Sul piano musicale, appunto, essendo che avevo trovato questa base che mi aveva colpito molto, ovviamente è stata tutta rielaborata, rifatta da zero, essendo una base già creata, già finita. E con Andrea Rigonat abbiamo cercato appunto un vestito che stesse bene, che calzasse bene sul brano, insomma, per quello che era nella mia testa, e devo dire che ci siamo riusciti. Spero, ovviamente, sono molto soddisfatta. Beh, il mi dispiace tra parentesi nel titolo, diciamo di sì, ecco, racconta molto una fatica, tra virgolette, una difficoltà che io ho fatto, ma credo anche molte persone nel dover dire mi dispiace, o comunque nel doverlo cantare, nel doverlo scrivere. Credo che al giorno d'oggi, o comunque tra di noi ragazzi, piuttosto che tra adulti, sia non dico difficile, però molte volte si crea dell'imbarazzo nel dire magari delle frasi molto semplici che possono essere mi dispiace, scusa. Ecco, nel mio caso io ho fatto piuttosto fatica, più che altro a prendere coscienza del fatto che io stessi chiedendo scusa e quindi del fatto di aver in parte sbagliato. Questa è stata, diciamo, la cosa che più mi Per la quale ho avuto più difficoltà di tutte. Sì, io credo che chiedere scusa arrivi sempre dopo un processo appunto nel quale si è metabolizzato di aver commesso un errore, appunto verso se stessi o verso gli altri. Io credo che sia molto difficile chiedere scusa agli altri, però forse sia più difficile chiedere scusa a se stessi, perché molte volte, quando arrivi magari ad un punto nel dover chiedere scusa a te stesso, significa che hai ferito te stesso in qualche modo, e credo che non ci sia cosa più brutta e più triste nell'accorgersi di aver ferito se stessi involontariamente, oppure a causa di un periodo no. Quindi di conseguenza credo che chiedere scusa a se stessi sia molto più dura e molto più difficile, soprattutto perdonarsi quello che viene dopo. Allora, questo distanziamento sociale, che è stato causato appunto dal Covid, credo abbia portato delle grandi mancanze sia alla mia generazione ma a tutti in realtà, partendo appunto dal poter uscire e incontrarsi con le persone senza dover appunto avere l'ansia, o comunque passare una serata assieme, andare a mangiare fuori, non dover tenere la mascherina. Credo che alla mia generazione la cosa che sia venuta più a mancare siano appunto i rapporti umani con i propri coetanei, con i propri affetti, con la propria famiglia, con i propri fidanzati o non. Insomma, una normalità, ecco, che è stata per ovvio di cose tolta a causa di questa pandemia. Speriamo finisca tutto il più presto possibile, si possa ritornare in una situazione normale. Allora, sono al lavoro sul mio primo album, diciamo che sta diventando un percorso molto lungo, è stato posticipato per vari motivi, varie cose, tra cui anche il Covid, però mi sto impegnando molto, appunto, è il mio primo album, quindi credo che comunque sia normale. Ho scritto tanto. Ho cercato nuove cose, nuovi spunti, siccome la pandemia un po' me ne ha tolti, come a tutti.
E i miei fan, il mio pubblico, tutte le persone che mi seguono, devo dire che sono molto impazienti, giustamente, di sentire a che cosa sto lavorando ormai da anni. Perciò non vedo l'ora di farvelo sentire e di farlo uscire. Allora, ci sarà qualche cosa, qualche evento, qualche appuntamento live per quest'estate, però per ora non posso ancora dire nulla, quindi vi chiederò di pazientare un pochettino, sto facendo un attimo di silenzio stampa, ma vi dirò tutto molto presto.